Buonasera a tutti, ben ritrovati su Wii Sport 24 con Recap, l'appuntamento settimanale dedicato allo sport di Capitanata. Guardiamo subito cosa è accaduto nel weekend sportivo. Partiamo con il campionato di Serie C, Girone C. Grazie alla grafica andiamo a guardare risultati, classifica e prossimo turno. Si è giocata la quindicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Il Foggia perde in casa contro il Monterosi 2-1, il Cerignola pareggia contro la Viterbese 1-1, Catanzaro Pescara 2-2, stesso risultato anche per Latina Crotone e di seguito tutti gli altri risultati. In classifica Catanzaro capolista 87 punti, segue il Crotone 71 punti, Pescara 56 punti, Picerno 54 punti, Foggia e Cerignola 52 punti. Prossimo turno si gioca la sedicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Si giocheranno Messina Foggia, Cerignola Potenza, Giuliano Catanzaro, Crotone Taranto, Pescara Virtus Francavilla e di seguito tutte le altre gare. Guardiamo anche i risultati del campionato di Eccellenza Pugliese. Si è giocata la 24esima giornata. San Severo Borgo Rosso Molfetta 3-0, Real City Foggia Incerit 2-2, Manfredonia vince in casa dell'Unione Calcio Bisceglie 2-1. In classifica Manfredonia capolista 61 punti, segue il Bisceglie 53 punti, San Severo 29 punti, Real City 27 punti, Foggia Incerit 15 punti. Prossimo turno si gioca la 25esima giornata, Manfredonia Real City, San Marco San Severo, Vigortrani, Foggia Incedit. Risultati campionato di promozione pugliese 24esima giornata, Lucera Real San Giovanni 3-0, Nuova Daunia Città di Trani 4-2. Classifica Virtus Mola capolista 57 punti, davanti a Nuova Spinazzola 53 punti, Lucera 44 punti, Nuova Daunia 37 punti. Prossimo turno, 25esima giornata, si giocherà Nuova Daunia-Lucera. Sconfitta per il Foggia allo Zaccheria contro il Monterosi per 2-1. La partita inizia con il Monterosi che subito attacca al terzo minuto con Costantino che prova la conclusione ma Thiam devia con i pugni. All'undicesimo arriva subito il vantaggio del Monterosi con un cross di Verdi al centro per Costantino che solo davanti a Thiam mette il pallone in rete. Al diciottesimo ancora Monterosi in attacco con Costantino il quale prova la conclusione. Ma Thiam si allunga, respinge in fallo laterale. Al 27esimo, punizione di Peterman direttamente in porta con Forte che blocca il pallone tra le mani. Nella ripresa, subito il raddoppio del Monterosi al 46esimo con un cross al centro per Vitali che solo davanti a Thiam allunga la gamba e appoggia il pallone in rete. Al 73esimo, contropiede del Monterosi con Di Paolo Antonio che prova il tiro solo davanti a Thiam che il portiere però riesce a respingere il pallone con i piedi. Al 79esimo, tiro cross di Rizzo che termina alto sopra la traversa. All'82esimo, conclusione di Peterman che termina di poco al lato di Forte. Al 92esimo ci prova Bjarkason con una conclusione, ma Forte riesce a bloccare il pallone. Al 95esimo arriva la rete del Foggia con Giacomo Beretta. Nel post gara, mister Mario Somma annuncia le proprie dimissioni in conferenza stampa dall'allenatore del Foggia Calcio e il presidente Nicola Canonico, presentandosi in conferenza stampa, annuncia che il campionato sarà portato a termine dall'allenatore in seconda, Lorenzo Giunta, e che molto probabilmente si continuerà con l'autogestione. Nel prossimo turno il Foggia tornerà in campo contro il Messina di mister Ezio Raciti, che si trova a 36 punti in classifica e ha collezionato 10 vittorie, 6 pareggi e 18 sconfitte. Inoltre ha realizzato 31 reti e ne hanno subite 46. La gara di andata Foggia-Messina terminò 1-0 per i rossoneri con la rete di Davide Peterman. Fischio d'inizio fissato domenica 2 aprile alle ore 14:30. Pareggia invece il Cerignola in trasferta contro la Viterbese
1-1, una partita che inizia con il Cerignola che attacca all'ottavo minuto con l'Angella, il quale prova la conclusione ma viene deviata in calcio d'angolo. Al decimo, conclusione di Barilla che termina alta sopra la traversa. Al ventesimo, occasione per la Viterbese con una conclusione in rovesciata di Monteagudo che finisce però sul fondo. Al 34esimo arriva il vantaggio del Cerignola con un cross di Russo deviato da un difensore della Viterbese, con la sfera che termina sui piedi di Sainz Mazza, il quale mette in rete. Nella ripresa, al 48esimo, occasione per il Cerignola con un calcio di punizione battuto da Schick direttamente in porta, ma Bisogno respinge senza problemi. Al 59esimo arriva il pareggio della Viterbese con un calcio di punizione di Pavlev, che mette il pallone al centro dell'area di rigore e Devetak riesce a deviarla in porta. Al 60esimo, occasione per il Cerignola con Malcore che serve a Schick, il quale prova il tiro ma Bisogno respinge con i piedi. Al 70esimo ancora Cerignola che attacca con Sainz Mazza che serve d'ausilio, il quale prova la conclusione ma il pallone viene deviato in calcio d'angolo. L'ultima occasione ancora per il Cerignola al 90esimo con una conclusione di sinistro di Montini bloccata però dal portiere Bisogno. Nel post gara soddisfatto mister Michele Pazienza, che ha affermato la squadra ha fatto una prestazione strepitosa soprattutto nel secondo tempo, in cui i ragazzi hanno creato tante occasioni da gol importanti per raggiungere un risultato positivo. Nel prossimo turno il Cerignola tornerà in campo contro il Potenza di mister Giuseppe Raffaele, che si trova a 44 punti in classifica e ha collezionato 9 vittorie, 17 pareggi e 8 sconfitte. Inoltre hanno realizzato 42 reti e ne hanno subite 49. La gara d'andata Potenza-Cerignola terminò 0-0. Fischio d'inizio fissato sempre domenica 2 aprile alle ore 17:30. Passiamo adesso alla pagina dedicata agli sport di Capitanata. La cestistica San Severo vince contro l'Orasì Ravenna al Falcone Borsellino 87-72 in una delle partite più importanti per il proprio destino. Sull'onda emotiva del calore del pubblico è una cestistica concentrata e desiderosa fin dall'inizio che porta a casa una vittoria con determinazione. Sconfitta invece per la pallavolo Cerignola contro la corazzata Fasano, squadra attrezzata e formata per la promozione in Serie B1, con il punteggio di 3-1. Nonostante però questo risultato, le Fucsia sono state autrici di un'ottima gara che ha entusiasmato il pubblico del Pala di Leo. Un finale di stagione tutto da brividi per la pallavolo Cerignola, che dopo la capolista affronterà lo Star Volley Biceglie, squadra con cui si contende il terzo posto. Le Fucsia restano però ancorate al terzo posto a 41 punti, a più uno da Biceglie. Per il karate invece, Jacopo Coccia e Miriam Caggiano sono stati convocati per il raduno della Nazionale Giovanile di Karate nella specialità Kumite Combattimento. Il raduno si terrà dal 6 all'8 aprile a Riccione. Entrambi gli atleti hanno dimostrato grande impegno e determinazione durante gli ultimi allenamenti e questa convocazione è la giusta ricompensa per il loro duro lavoro, quindi in bocca al lupo a entrambi gli atleti. L'ultima notizia riguarda la marcia. Si è svolta la terza tappa del trofeo Puglia di marcia al Mondelli Colella, manifestazione organizzata dall'US Foggia, squadra nazionale Asta, con un record di partecipazione, più di 200 iscritti. L'evento rientrava nel progetto regionale Allenati contro la violenza, un progetto a favore delle donne e contro ogni tipo di violenza. Presente alla manifestazione anche l'assessora regionale al welfare, politiche di benessere sociale e pari opportunità Rosa Barone, che sostiene il progetto regionale e che ha apprezzato l'impegno nell'organizzazione di questo evento. Ricordo che potete ascoltare WeSport 24 anche in podcast, tutte le trasmissioni e le registrazioni di recap sono disponibili sulle maggiori piattaforme online, il Rail Podcast è un ulteriore servizio dedicato a tutti gli utenti, ma soprattutto ai non vedenti. Vi ricordo anche l'appuntamento con la trasmissione al Pub dello Sport, sempre mercoledì sera in diretta alle ore 19 su WeSport 24, ospiti come sempre di Arnold.
Vi ricordo anche che potete continuare a seguirci sul nostro sito internet wisport24.it e sui canali social Instagram, Facebook, Twitch, YouTube e canale Telegram, al quale vi invito ad iscrivervi. Vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento con Recap la prossima settimana e vi auguro una buona serata. Buonasera a tutti, ben ritrovati su Wii Sport 24 con Recap, l'appuntamento settimanale dedicato allo sport di Capitanata. Guardiamo subito cosa è accaduto nel weekend sportivo. Partiamo con il campionato di Serie C, Girone C. Grazie alla grafica andiamo a guardare risultati, classifica e prossimo turno. Si è giocata la 15ª giornata di ritorno del campionato di Serie C. Il Foggia perde in casa contro il Monterosi 2-1, il Cerignola pareggia contro la Viterbese 1-1, Catanzaro Pescara 2-2, stesso risultato anche per Latina Crotone e di seguito tutti gli altri risultati. In classifica Catanzaro capolista 87 punti, segue il Crotone 71 punti, Pescara 56 punti, Picerno 54 punti, Foggia e Cerignola 52 punti. Prossimo turno si gioca la 16ª giornata di ritorno del campionato di Serie C. Si giocheranno Messina Foggia, Cerignola Potenza, Giuliano Catanzaro, Crotone Taranto, Pescara Virtus Francavilla e di seguito tutte le altre gare. Guardiamo anche i risultati del campionato di eccellenza pugliese. Si è giocata la 24ª giornata. San Severo Borgo Rosso Molfetta 3-0, Real City Foggia Incerit 2-2, Manfredonia vince in casa dell'Unione Calcio Biceglie 2-1. In classifica Manfredonia capolista 61 punti, segue il Biceglie 53 punti, San Severo 29 punti, Real City 27 punti, Foggia Incerit 15 punti. Prossimo turno si gioca la 25ª giornata, Manfredonia Real City, San Marco San Severo, Vigortrani, Foggia Incedit. Risultati campionato di promozione pugliese 24ª giornata, Lucera Real San Giovanni 3-0, Nuova Daunia Città di Trani 4-2. Classifica Virtus Mola capolista 57 punti, davanti a Nuova Spinazzola 53 punti, Lucera 44 punti, Nuova Daunia 37 punti. Prossimo turno, 25ª giornata, si giocherà Nuova Daunia-Lucera. Sconfitta per il Foggia allo Zaccheria contro il Monterosi per 2-1. La partita inizia con il Monterosi che subito attacca al terzo minuto con Costantino che prova la conclusione ma Tiam devia con i pugni. All'11esimo arriva subito il vantaggio del Monterosi con un cross di Verdi al centro per Costantino che solo davanti a Tiam mette il pallone in rete. Al 18esimo ancora Monterosi in attacco con Costantino il quale prova la conclusione ma Tiam si allunga e respinge in fallo laterale. Al 27esimo punizione di Peterman direttamente in porta con Forte che blocca il pallone tra le mani. Nella ripresa subito il raddoppio del Monterosi al 46esimo con un cross al centro per Vitali che solo davanti a Tiam allunga la gamba e appoggia il pallone in rete. Al 73esimo contropiede del Monterosi con Di Paolo Antonio che prova il tiro solo davanti a Tiam che il portiere però riesce a respingere il pallone con i piedi. Al 79esimo tiro cross di Rizzo che termina alto sopra la traversa. Al 82esimo conclusione di Peterman che termina di
popolato di Forte. Al 92esimo ci prova Bjarkason con una conclusione, ma Forte riesce a bloccare il pallone. Al 95esimo arriva la rete del Foggia con Giacomo Beretta. Nel post gara mister Mario Somma annuncia le proprie dimissioni in conferenza stampa da allenatore del Foggia Calcio, e il presidente Nicola Canonico, presentandosi in conferenza stampa, annuncia che il campionato sarà portato a termine da allenatore in seconda Lorenzo Giunta e che molto probabilmente si continuerà con l'autogestione. Nel prossimo turno il Foggia tornerà in campo contro il Messina di mister Ezio Raciti, che si trova a 36 punti in classifica e ha collezionato 10 vittorie, 6 pareggi e 18 sconfitte. Inoltre ha realizzato 31 reti e ne hanno subite 46. La gara di andata Foggia-Messina terminò 1-0 per i rossoneri con la rete di Davide Peterman. Fischio d'inizio fissato domenica 2 aprile alle ore 14:30. Pareggia invece il Cerignola in trasferta contro la Viterbese 1-1, una partita che inizia con il Cerignola che attacca all'ottavo minuto con l'Angella, il quale prova la conclusione ma viene deviata in calcio d'angolo. Al decimo conclusione di Barilla che termina alta sopra la traversa. Al 20esimo occasione per la Viterbese con una conclusione in rovesciata di Monteaguto che finisce però sul fondo. Al 34esimo arriva il vantaggio del Cerignola con un cross di Russo deviato da un difensore della Viterbese, con la sfida che termina sui piedi di Sainz Mazza, il quale mette in rete. Nella ripresa, al 48esimo, occasione per il Cerignola con un calcio di punizione battuto da Schick direttamente in porta, ma Bisogno respinge senza problemi. Al 59esimo arriva il pareggio della Viterbese con un calcio di punizione di Pavlev, che mette il pallone al centro dell'area di rigore e Devetak riesce a deviarla in porta. Al 60esimo, occasione per il Cerignola con Malcore che serve a Schick, il quale prova il tiro ma Bisogno respinge con i piedi. Al 70esimo ancora Cerignola che attacca con Sainz Mazza che serve d'ausilio, il quale prova la conclusione ma il pallone viene deviato in calcio d'angolo. L'ultima occasione ancora per il Cerignola al 90esimo con una conclusione di sinistro di Montini bloccata però dal portiere Bisogno. Nel post gara soddisfatto mister Michele Pazienza, che ha affermato la squadra ha fatto una prestazione strepitosa soprattutto nel secondo tempo, in cui i ragazzi hanno creato tante occasioni da gol importanti per raggiungere un risultato positivo. Nel prossimo turno il Cerignola tornerà in campo contro il Potenza di mister Giuseppe Raffaele, che si trova a 44 punti in classifica e ha collezionato 9 vittorie, 17 pareggi e 8 sconfitte. Inoltre hanno realizzato 42 reti e ne hanno subite 49. La gara d'andata Potenza-Cerignola terminò 0-0. Fischio d'inizio fissato sempre domenica 2 aprile alle ore 17:30. Passiamo adesso alla pagina dedicata agli sport di Capitanata. La cestistica San Severo vince contro l'Orasì Ravenna al Falcone Borsellino 87-72 in una delle partite più importanti per il proprio destino. Sull'onda emotiva del calore del pubblico è una cestistica concentrata e desiderosa fin dall'inizio che porta a casa una vittoria con determinazione. Sconfitta invece per la pallavolo Cerignola contro la corazzata Fasano, squadra attrezzata e formata per la promozione in Serie B1, con il punteggio di 3-1. Nonostante però questo risultato, le Fucsia sono state autrici di un'ottima gara che ha entusiasmato il pubblico del Pala di Leo. Un finale di stagione tutto da brividi per la pallavolo Cerignola, che dopo la capolista affronterà lo Star Volley Biceglie, squadra con cui si contende il terzo posto. Le Fucsia restano però ancorate al terzo posto a 41 punti, a più 1 da Biceglie. Per il karate invece, Jacopo Coccia e Miriam Caggiano sono stati convocati per il raduno della Nazionale Giovanile di Karate nella specialità Kumite Combattimento. Il raduno si terrà dal 6 all'8 aprile a Riccione. Entrambi gli atleti hanno dimostrato grande impegno e determinazione durante gli ultimi allenamenti e questa convocazione è la giusta ricompensa per il loro duro lavoro, quindi in bocca al lupo a entrambi gli atleti.
L'ultima notizia riguarda la marcia. Si è svolta la terza tappa del trofeo Puglia di marcia al Mondelli Colella, manifestazione organizzata dall'US Foggia, squadra nazionale Asta, con un record di partecipazione, più di 200 iscritti. L'evento rientrava nel progetto regionale Allenati contro la violenza, un progetto a favore delle donne e contro ogni tipo di violenza. Presente alla manifestazione anche l'assessora regionale al welfare, politiche di benessere sociale e pari opportunità Rosa Barone, che sostiene il progetto regionale e che ha apprezzato l'impegno nell'organizzazione di questo evento. Ricordo che potete ascoltare WeSport 24 anche in podcast, tutte le trasmissioni e le registrazioni di recap sono disponibili sulle maggiori piattaforme online, il Rail Podcast è un ulteriore servizio dedicato a tutti gli utenti, ma soprattutto ai non vedenti. Vi ricordo anche l'appuntamento con la trasmissione al Pub dello Sport, sempre mercoledì sera in diretta alle ore 19 su WeSport 24, ospiti come sempre di Arnold. Vi ricordo anche che potete continuare a seguirci sul nostro sito internet wisport24.it e sui canali social Instagram, Facebook, Twitch, YouTube e canale Telegram, al quale vi invito ad iscrivervi. Vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento con Recap la prossima settimana e vi auguro una buona serata. Buonasera a tutti, ben ritrovati su WeSport 24 con Recap, l'appuntamento settimanale dedicato allo sport di Capitanata. Guardiamo subito cosa è accaduto nel weekend sportivo. Partiamo con il campionato di Serie C, Girone C. Grazie alla grafica andiamo a guardare risultati, classifica e prossimo turno. Si è giocata la 15ª giornata di ritorno del campionato di Serie C. Il Foggia perde in casa contro il Monterosi 2-1, il Cerignola pareggia contro la Viterbese 1-1, Catanzaro Pescara 2-2, stesso risultato anche per Latina Crotone e di seguito tutti gli altri risultati. In classifica Catanzaro capolista 87 punti, segue il Crotone 71 punti, Pescara 56 punti, Picerno 54 punti, Foggia e Cerignola 52 punti. Prossimo turno si gioca la 16ª giornata di ritorno del campionato di Serie C. Si giocheranno Messina Foggia, Cerignola Potenza, Giuliano Catanzaro, Crotone Taranto, Pescara Virtus Francavilla e di seguito tutte le altre gare. Guardiamo anche i risultati del campionato di eccellenza pugliese. Si è giocata la 24ª giornata. San Severo Borgo Rosso Molfetta 3-0, Real City Foggia Incerit 2-2, Manfredonia vince in casa dell'Unione Calcio Biceglie 2-1. In classifica Manfredonia capolista 61 punti, segue il Biceglie 53 punti, San Severo 29 punti, Real City 27 punti, Foggia Incerit 15 punti. Prossimo turno si gioca la 25ª giornata, Manfredonia Real City, San Marco San Severo, Vigortrani, Foggia Incedit. Risultati campionato di promozione pugliese 24ª giornata, Lucera Real San Giovanni 3-0, Nuova Daunia Città di Trani 4-2. Classifica Virtus Mola capolista 57 punti, davanti a Nuova Spinazzola 53 punti, Lucera 44 punti, Nuova Daunia 37 punti. Prossimo turno, 25ª giornata, si giocherà Nuova Daunia Lucera. Sconfitta per il Foggia allo Zaccheria contro il Monterosi per 2-1. La partita inizia con il Monterosi che subito attacca al terzo minuto con Costantino che prova la conclusione ma Tiam devia con i pugni.
All'undicesimo arriva subito il vantaggio del Monterosi con un cross di Verdi al centro per Costantino, che solo davanti a Thiam mette il pallone in rete. Al diciottesimo ancora Monterosi in attacco con Costantino, il quale prova la conclusione, ma Thiam si allunga e respinge in fallo laterale. Al ventisettesimo punizione di Peterman direttamente in porta con Forte, che blocca il pallone tra le mani. Nella ripresa subito il raddoppio del Monterosi al 46esimo con un cross al centro per Vitali, che solo davanti a Thiam allunga la gamba e appoggia il pallone in rete. Al 73esimo contropiede del Monterosi con Di Paolo Antonio, che prova il tiro solo davanti a Thiam, che il portiere però riesce a respingere il pallone con i piedi. Al 79esimo tiro cross di Rizzo, che termina alto sopra la traversa. Al 82esimo conclusione di Peterman, che termina di poco al lato di Forte. Al 92esimo ci prova Bjarkason con una conclusione, ma Forte riesce a bloccare il pallone. Al 95esimo arriva la rete del Foggia con Giacomo Beretta. Nel post gara mister Mario Somma annuncia le proprie dimissioni in conferenza stampa da allenatore del Foggia Calcio, e il presidente Nicola Canonico, presentandosi in conferenza stampa, annuncia che il campionato sarà portato a termine da allenatore in seconda, Lorenzo Giunta, e che molto probabilmente si continuerà con l'autogestione. Nel prossimo turno il Foggia tornerà in campo contro il Messina di mister Ezio Raciti, che si trova a 36 punti in classifica e ha collezionato 10 vittorie, 6 pareggi e 18 sconfitte. Inoltre ha realizzato 31 reti e ne hanno subite 46. La gara di andata Foggia-Messina terminò 1-0 per i rossoneri con la rete di Davide Peterman. Fischio d'inizio fissato domenica 2 aprile alle ore 14:30. Pareggia invece il Cerignola in trasferta contro la Viterbese 1-1, una partita che inizia con il Cerignola che attacca all'ottavo minuto con l'Angella, il quale prova la conclusione ma viene deviata in calcio d'angolo. Al decimo conclusione di Barilla, che termina alta sopra la traversa. Al ventesimo occasione per la Viterbese con una conclusione in rovesciata di Monteagudo, che finisce però sul fondo. Al 34esimo arriva il vantaggio del Cerignola con un cross di Russo deviato da un difensore della Viterbese, con la sfera che termina sui piedi di Sainz Mazza, il quale mette in rete. Nella ripresa al 48esimo occasione per il Cerignola con un calcio di punizione battuto da Schick direttamente in porta, ma Bisogno respinge senza problemi. Al 59esimo arriva il pareggio della Viterbese con un calcio di punizione di Pavlev, che mette il pallone al centro dell'area di rigore e Devetak riesce a deviarla in porta. Al 60esimo occasione per il Cerignola con Malcore, che serve a Schick, il quale prova il tiro ma Bisogno respinge con i piedi. Al 70esimo ancora Cerignola che attacca con Sainz Mazza, che serve d'ausilio, il quale prova la conclusione ma il pallone viene deviato in calcio d'angolo. L'ultima occasione ancora per il Cerignola al 90esimo con una conclusione di sinistro di Montini, bloccata però dal portiere Bisogno. Nel post gara soddisfatto mister Michele Pazienza, che ha affermato la squadra ha fatto una prestazione strepitosa soprattutto nel secondo tempo, in cui i ragazzi hanno creato tante occasioni da gol importanti per raggiungere un risultato positivo. Nel prossimo turno il Cerignola tornerà in campo contro il Potenza di mister Giuseppe Raffaele, che si trova a 44 punti in classifica e ha collezionato 9 vittorie, 17 pareggi e 8 sconfitte. Inoltre hanno realizzato 42 reti e ne hanno subite 49. La gara d'andata Potenza-Cerignola terminò 0-0. Fischio d'inizio fissato sempre domenica 2 aprile alle ore 17:30. Passiamo adesso alla pagina dedicata agli sport di Capitanata. La cestistica San Severo vince contro l'Orasì Ravenna al Falcone Borsellino 87-72, in una delle partite più importanti per il proprio destino. Sull'onda emotiva del calore del pubblico è una cestistica concentrata e desiderosa fin dall'inizio, che porta a casa una vittoria con determinazione.
Sconfitta invece per la pallavolo Cerignola contro la corazzata Fasano, squadra attrezzata e formata per la promozione in Serie B1, con il punteggio di 3-1. Nonostante però questo risultato, le Fucsia sono state autrici di un'ottima gara che ha entusiasmato il pubblico del Pala di Leo. Un finale di stagione tutto da brividi per la pallavolo Cerignola, che dopo la capolista affronterà lo Star Volley Biceglie, squadra con cui si contende il terzo posto. Le Fucsia restano però ancorate al terzo posto a 41 punti, a più uno da Biceglie. Per il karate invece, Jacopo Coccia e Miriam Caggiano sono stati convocati per il raduno della Nazionale Giovanile di Karate nella specialità Kumite Combattimento. Il raduno si terrà dal 6 all'8 aprile a Riccione. Entrambi gli atleti hanno dimostrato grande impegno e determinazione durante gli ultimi allenamenti e questa convocazione è la giusta ricompensa per il loro duro lavoro, quindi in bocca al lupo a entrambi gli atleti. L'ultima notizia riguarda la marcia. Si è svolta la terza tappa del trofeo Puglia di marcia al Mondelli Colella, manifestazione organizzata dall'US Foggia, scuola nazionale Asta, con un record di partecipazione, più di 200 iscritti. L'evento rientrava nel progetto regionale Allenati contro la violenza, un progetto a favore delle donne e contro ogni tipo di violenza. Presente alla manifestazione anche l'assessora regionale al welfare, politica e di benessere sociale e pari opportunità Rosa Barone, che sostiene il progetto regionale e che ha apprezzato l'impegno nell'organizzazione di questo evento. Vi ricordo che potete ascoltare WeSport 24 anche in podcast, tutte le trasmissioni e le registrazioni di recap sono disponibili sulle maggiori piattaforme online, il Rail Podcast è un ulteriore servizio dedicato a tutti gli utenti, ma soprattutto ai non vedenti. Vi ricordo anche l'appuntamento con la trasmissione al Pub dello Sport, sempre mercoledì sera in diretta alle ore 19 su WeSport 24, ospiti come sempre di Arnold. Vi ricordo anche che potete continuare a seguirci sul nostro sito internet wisport24.it e sui canali social Instagram, Facebook, Twitch, YouTube e canale Telegram, al quale vi invito ad iscrivervi. Vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento con Recap la prossima settimana e vi auguro una buona serata.